Emozionata perché in realtà sono consapevole della preziosità di questo incontro, che sono i cui protagonisti siete soprattutto voi, e la vostra presenza così numerosa è uno dei segnali del fatto che uno non sempre sa qual è la strada giusta nella vita. Ma io, quando vi vedo così numerosi e vi vedo con queste facce sorridenti, so che non sto sbagliando strada, e quindi vi sono molto grata di esserci e di esserci con queste facce sorridenti. Questa mostra è dedicata a Milano, prima ancora che è una mostra di Letizia Battaglia, ma io personalmente voglio dedicarla a Milano. Uno, perché questa mostra nasce da un amore infinito per Letizia Battaglia, e sono molti gli episodi che mi fanno sentire questo amore. Intanto la fatica enorme di tutte le persone di Civita che hanno collaborato giorno e notte, a partire da Noemi Gambini, da Umberto Pastore, che si sono veramente sbattuti tantissimo. Poi dal fatto che è stato bellissimo che l'assessore Filippo, qui alla mia sinistra, ci ha chiesto di anticipare la mostra di 2 giorni perché lui non avrebbe potuto esserci il 6 e ci voleva essere. Questo per me è bellissimo, perché è una fuoriuscita dalla istituzionalità e dagli obblighi che spesso questo lavoro comporta. Era proprio una richiesta appassionata. Quindi anche gli assessori, anche degli assessori batte un cuore, abbiamo delle prove vere. L'altra è che c'è una coincidenza strana. Una delle foto in mostra, su un focus, quello più doloroso della mostra, quello che sono le foto che probabilmente hanno reso molto celebre nel mondo Letizia Battaglia, ma sono quelle che lei ama di meno. Lei, se avesse potuto scegliere, mai avrebbe scelto di fotografare morti ammazzati di mafia. È stata costretta, era la cronaca. Una delle foto riproduce, alcune delle foto riproducono l'omicidio di Santi Mattarella, e c'è una foto piccola in cui viene tenuto in braccio da suo fratello, l'attuale Presidente della Repubblica Italiana. La cosa, un altro dei sintomi dell'amore intorno a questa mostra, di cose miracolose che succedono intorno alle cose belle, è il fatto che ho scoperto che recentemente il Presidente della Repubblica ha insignito il direttore di Palazzo Reale del titolo di Cavaliere del Lavoro, che è una grande gratificazione. Anche questo fuoriesce dalla regolarità delle istituzioni. Ma soprattutto c'è una cosa che voglio dire: questa città è una città veramente bella, Milano è una città veramente bella e veramente potente, e come si sente dal mio accento, io non sono milanese, quindi l'ho scelta Milano, non ci sono capitata per caso. E come dice Roberto Saviano, che continua a dire delle cose intelligenti, Milano è la città del sud più grande d'Italia, perché sono infinite le persone del sud che lavorano a Milano, che hanno fatto di Milano Milano, che si confondono, che tutte le mattine prendono la metropolitana o dirigono dei posti importanti, che sono nei tribunali o che sono nelle passerelle della moda. E questo è un sintomo di come Milano, come tutte le grandi città del mondo, è aperta. Milano è una città che dà possibilità, e il focus con cui apre questa mostra è una frase di Letizia che lei ha detto proprio per questa mostra. Lei a Milano è diventata una fotografa e Milano le ha dato delle possibilità. È ovvio che quando parliamo di possibilità non parliamo di possibilità pratiche, ma di consapevolezza, di scambio, di ricchezza, di molteplicità. E non è un caso che il nostro focus su Milano, che apre la mostra, non è certo la foto del Duomo o della Galleria o della Fontanella di qualche piazza, ma sono Pasolini, sono Franca Rame, sono Dario Fo e della Palazzina Liberty, occupata da Dario Fo e Franca Rame dalla fine degli anni 70. Questo è Milano. All'inizio. Milano non è solo la Milano patinata, non è solo l'immagine, che anche quella è vera, è una città patinata, lussuosa, ricca, è una città, sono tutti eleganti a Milano. Questa è una cosa che colpisce tutti gli stranieri che vengono a Milano, perché dicono: ma non è possibile che non c'è uno che è vestito male, perché c'è una sorta di ossessione per questa cosa che non si esce scomposti. Ma c'è una Milano che è invisibile, che è una Milano che è fatta da centri culturali attivissimi, da centri sociali attivissimi, da dibattiti delle donne. A Milano le donne fanno tanto casino,
perché sono dovunque, perché non sono emarginate, non sono relegate. Certo, parliamo di una certa categoria, è un problema di cultura. Noi abbiamo bisogno di scuole, perché più scuole ci sono e più c'è consapevolezza e più non ci sono emarginazioni, e quindi non ci sono le separazioni utili ai soprusi, agli abusi del fatto che ci siano categorie ristrette. Come si fa a dire che quella delle donne è una minoranza se siamo quelle in numero maggiore nel pianeta Terra? Per cui, ma questa non è una mostra che parla solo di diritti civili, ne vedrete tantissimi nella mostra, ma è una mostra che parla di amore. Quello che fotografa Letizia Battaglia è una condizione umana. Sono delle persone, sono delle donne, sono dei bambini, sono dei vecchi, sono delle strade, sono degli alberi, sono delle persone vive. E la mostra non ha un sottotitolo occasionale, cioè storie di strada, non perché è una specie di appello. Non stiamo a casa, stiamo fuori, stiamo sulle strade, facciamoci vedere, ci siamo tanti, abbiamo da dire e non ci rassegniamo che il mondo è un mondo che non ci prevede. Questo mondo ci deve prevedere, noi dobbiamo prendere la parola, dobbiamo farci vedere e sempre di più dobbiamo far vedere gente come Letizia Battaglia. Grazie.